La casa de me nonno Piero. Da più di 100 anni, nonni e bisnonni stasea lì. Una casa lunga e bassa che guardava a mezzodì. La confinava con la corte 40, così ta chiamà per tante famiglie che stasea là. L'era una casa fatta di travi, solari e quarei, piena di spifferi che non si poteva contar, con la vegna de Moscato e de Veron davanti tacà. Fin sotto le finestre delle camere, me nonno e la fasea rampegar. Un recetto paromo a mezzodì e più nessuno se ne poteva destacar. Per andar nelle camere, gara una scala di legno dritta come una sciopetà. Sotto scala e il secciar, in cucina un grosso fogolar. La caneva e il portego, la staletta della cavala, in fila tutto tacà. E per ultimo è l'uamar. In fondo la corte gara il campeto, con in mezzo una fila di morari da sfogliar per mantenere i cavalieri. Par bagno e il sion dell'acqua davanti la casa tacà la tesa. Un tripiede ferro che tenia il bassin e quello l'era il lavandin. E per i bisogni che ognuno el gavea, le drio all'uamar s'endasea. Me nonno Piero, riservato, endasea de drio a un morar in mezzo al campo. Al tempo del raccolto, gara la motta de meranin sotto il portego. Alla sera, no altri buteletti insieme a sentà, de buttai no sole panoce alle donne intente a descartosar. E lì a contar fole, fatti destrie, le ne fasea spaventar. E le butelle zoene le se mette a cantar. Ma la casa de me nonno Piero le sparia. Me guardo attorno e poi riguardo. La rivedo con la me fantasia. Sento il cor che pianze a tanta nostalgia. E la proprio tutta desfà. Al suo posto un supermarcà e a fabbricà.